Acque del Pollino in bottiglia, la regione autorizza parte del finanziamento per l'impianto. Via libera della regione a parte del finanziamento per la realizzazione di un impianto di imbottigliamento dell'acqua a Viggianello. Un progetto che garantirà 15 posti di lavoro ma che ha già suscitato la protesta degli ambientalisti. Sentiamo Emilia Rettura. 15 posti di lavoro, nuove entrate nelle casse regionali e l'auspicio che la qualità e il nome dell'acqua del Pollino possa conquistare i mercati italiani. Questi motivi per i quali la Regione ha stanziato 3 milioni e 400 mila euro per finanziare l'iniziativa della Fonti del Pollino S.P.A., società appartenente alla San Benedetto che già da tempo aveva messo gli occhi sul fiume Mercure che nasce nel territorio di Viggianello. Un percorso iniziato con la concessione ottenuta nel 2011 e la promessa di portare tutto a compimento entro il prossimo anno. Uno stabilimento di imbottigliamento di acque minerali che garantisca l'assunzione di 11 operai e 4 dirigenti. Livelli occupazionali che dovranno restare tali anche nei 3 anni successivi all'avvio della produzione. Questa una delle garanzie che la Regione ha chiesto per concedere il finanziamento di oltre 3 milioni, che costituisce il 30% del costo totale dell'investimento, quasi 12 milioni e 400 mila euro. Altre garanzie sono quelle relative al pagamento dei canoni di concessione, sulle quali chiede di far chiarezza la OLA, l'organizzazione lucana ambientalista, secondo la quale sull'utilizzazione di un bene prezioso e di interesse pubblico come l'acqua ci dovrebbe essere maggior dialogo tra istituzioni e cittadini e maggiori argini all'azione delle multinazionali in Basilicata.